Seconda puntata sulle uscite di febbraio dedicata questa volta ad Amazon Prime Video e ai suoi prodotti originali o in esclusiva agli abbonati al servizio. Quest'anno Amazon ha preannunciato diverse novità, intanto voi state vedendo diverse grafiche che dovrebbero portarvi a cliccare i vari link in descrizione, quindi mi raccomando, perché io proseguo ma voi non dimenticateveli. Alcuni di queste novità Amazon saranno eventi sportivi in diretta, vedremo cosa altro cambierà sulla piattaforma che già ha introdotto la disponibilità a servizi terzi, ma per ora le nuove uscite non sono tante e comunicate non con troppo anticipo. Inizio dalle serie con Tutta colpa di Freud, che è tutta italiana con Claudio Bisio ed è tratta dal film uscito diversi anni fa, un remake quindi in cui Bisio impersonerà Francesco, lo psicanalista cinquantenne che si è trovato a fronteggiare una serie di eventi che gli causeranno attacchi di panico, costringendolo ad andare egli stesso in terapia. Sono 8 episodi, spero tutti da ridere per una visione rilassata che magari ti lasci anche qualcosa. Passo ora oltreoceano con Soulmates, serie antologica di 6 episodi distopica che potrebbe ricordare Black Mirror. In realtà questi episodi sono legati ad un solo filo conduttore, esiste un test in grado di dirti chi sia la tua anima gemella nel mondo, ovviamente senza dubbi o incertezza, è quella. Voi cosa fareste? Sicuramente un'idea intrigante che vi avrà spiazzato, bisogna solo vedere come la AMC avrà messo giù queste storie. Ritorno in Europa per l'ultima tappa, in Spagna con El Internado. Ci troviamo in un collegio vicino ad un antico monastero in un luogo isolato tra le montagne. Inutile dire che si andrà a parare sul fantasy, tra mostre e leggende locali che i nostri giovani problematici di turno dovranno superare per crescere sani e forti. Un grande classico, però questa volta in salsa spagnola. Adesso passo ai film e il primo è Bliss, la storia di una geniale pittrice che affronta un blocco creativo nel tentativo di completare il suo capolavoro. Questo la porta a rivolgersi anche a droghe che trasformano ben presto tutto in una spirale di allucinazioni. Ho letto che il film viene definito come di vampiri, ma credo nel senso riferito alle droghe che si succhiano la vita da dentro, facendoti credere di poter raggiungere l'obiettivo. Vedremo. Un film italiano invece è Bastardi a mano armata, la storia nasce dalla necessità di alcuni banditi di recuperare il bottino di un precedente furto, presso uno chalet di montagna in cui era stato nascosto. Il problema nasce dal fatto che in questo chalet vivono moglie, marito e figlia, che sembrano totalmente estranei al fatto. Ovviamente ben presto il recupero si trasforma in vero e proprio sequestro di persona. Altro film è invece I Care a Lot, si tratta di una tutrice legale a cui vengono affidati anziani da seguire e che invece, assieme alla sua fidanzata e socia in affari, li deruba di tutti i beni. Le cose però cambiano quando queste due truffatrici scoprono che la persona loro affidata e prossima vittima nasconde un oscuro segreto. Di che si tratta? Una commedia dark che ha riscosso un discreto successo al Toronto Film Festival, sicuramente da farci un pensierino di visione. Usciranno poi anche molti altri film datati e alcuni di questi potrebbero meritare un recupero per chi non li ha visti o una seconda visione per chi li ha già visti. Quelli che potreste tenere in considerazione sono, in uscita l'1 febbraio, Le ragazze della terra sono facili, un film dell'88, Lord of War del 2005, L'uomo che ingannò la morte, film del 58 e Precious del 2009. In uscita il 18 febbraio invece abbiamo Super 8, forse l'unico film veramente interessante di J.J. Abrams. Visto che non avrei altro da segnalare, mi lascio andare a qualche rapido consiglio di cose già presenti. Il primo è Who Killed Daigoro Takuyama? E si tratta di una serie giapponese riguardante una classe di un liceo privato, le cui studentesse, entrando in classe la mattina, trovano il professore morto. Ben 12 episodi che Antonio Moscatello in una recente live comune ha definito ben fatti e interessanti, così ho deciso di recuperarlo dai miei scarti per dargli una possibilità. Continuo coi consigli di qualche anime disponibili che sarebbe il caso di recuperare. Nadia e il mistero della pietra azzurra non dovrebbero avere certo bisogno di presentazioni. High School of Dead, ottimo zombie scolastico.
Trigun, che se non lo conoscete pentitevi, e Full Metal Panic, una ambientazione a robottoni ma più moderna. Direi che con questo ho concluso anche la seconda delle uscite di febbraio. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate e condividete queste uscite di Amazon Prime Video e aspettate quelle su Disney Plus o recuperate quelle già presenti su Netflix. Alla prossima! Ciao!